Bene ragazzi, come già annunciato 2 giorni fa, proseguiamo la birretta cominciata appunto lunedì. Beer, 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 I'm going for a beer. Beer, 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 I'm gonna drink Vorrei di some nuovo beer. ringraziare tutti quanti per il contributo che state dando, che sto apprezzando parecchio, nel senso che gli argomenti proposti sia nei commenti a questi video sul tubo o che mi giungono via mail sono veramente numerosi, vi ringrazio appunto e pian piano avremo modo di parlarne più a fondo. Oggi vi beccate la seconda parte della conferenza del Mantova Comics con argomenti altrettanto scottanti e altrettanto interessanti. Io vi confermo che venerdì pomeriggio, verso quest'ora, diciamo alle 7:30, citazione. Vi pubblicherò la nuova puntata del Rabbino. Non si tratterà di una birretta angolare, ma di un video vero e proprio. Quindi ci si vede e vi auguro già buon weekend, anche se vabbè, oggi è mercoledì. Ciao. Un altro problema, diciamo, che ovviamente adesso non voglio fare polemiche o cose, che le recensioni su internet, così come nella carta stampata, sono comprabili fino ad un certo punto, mentre per ora, non totalmente, però le recensioni di uno youtuber non lo sono, più o meno, ovviamente entro Ma che cazzo certi ampi. dici? Ma stai Mi hanno pagato un sacco per dire questo, però. Vorrei parlare di Destiny. Togli il microfono. È che è stato un gioco per me molto bello e dicono che tutti Call of Duty è stata una copia di Destiny, che secondo me non è vero. Tutti Call of Dicono che Call of Duty è meglio di Destiny. Allora. È diverso. Sì, sono 2 cose diverse. Poi il fatto che Destiny sia stato sviluppato da, mi pare, gli stessi Dalla creatori. Bungie. Sì, però in mezzo c'erano anche. No, aspetta, mi sto confondendo con Titanfall. È stato sviluppato dalla Bungie ed è praticamente Halo COD. No, Halo Battlefield, no, Halo COD praticamente. Halo COD. Ma va a cagare. Bene. A me personalmente ha fatto cagare su tutta la linea. È un Quante buon. ore ci hai giocato? 80. Quante? 80. Minuti. Cioè, ti piaceva la Madonna? Se mi piaceva me lo infilavo nel culo probabilmente. Però io che ci ho giocato 80 ore posso dire che mi ha fatto cagare, vedi? Funziona così, funziona strano, ma funziona così. Ma mi ha fatto cagare appunto perché nonostante sia un buon FPS, magari meglio di COD per quanto riguarda l'online, perché all'inizio almeno non c'erano i camperoni, gli sniper, tutte quelle troiate lì, era migliore, diciamo, però non, a livello di generale. E sti cazzi dopo 80 ore, figa, voglio No, ma vedere il come problema puoi è variare. Destiny che diventa monotono dopo 10 minuti. Però cioè, se giocato in compagnia te lo giochi perché c'è il farming e quelle cose lì, perché fondamentalmente è un gioco di ruolo alla fine, stringi, stringi. Ma secondo me è il motivo per cui cioè, l'hanno giocato tutti e lo criticano tutti, o buona parte, nonostante lo continuino a giocare, lo giochino tanto. Secondo me è proprio per questo fatto che tutti volevano magari Halo, volevano perché si ripete troppo, eccetera. Però alla ciccia, alla sostanza, è che come shooter, come FPS, funziona. Ma Cioè, conta è che fatto bene io quello. sono Poi, 80 ore e non l'ho ancora finito. ho capito, appunto, ma poi anche al di fuori che dura, non dura, che non è un The Order o quant'altro, è il fatto che comunque a livello di meccanica, probabilmente a livello di shooter, chi voleva quel gioco lì ti piaceva, era fatto bene quello. Poi era Sì, allora, a livello di ripetitivo. gameplay è fantastico. Quello Le armi sono fatte bene, il culo, come cazzo è che si dice? Hitbox. Hitbox, bravo. È fatto molto bene e lo apprezzo, però figa, è una rottura di coglioni. Però ci giochi. Cioè. Mi pagano, mi ha pagato la Bungie per giocarci. Il mio approccio con Destiny si è fermato alla beta. Non ero abbastanza alto di livello, quindi non.
pensa che io invece non ho 5 amici con cui fare recensione. Ma parliamo di un altro gioco, aspetta, che io adesso sono da 2 mesi un po' in merda con l'Infamous, quello per la PS4. Adesso è un periodo che sto giocando poco perché ho poco tempo e tutto. L'ho comperato, ho detto vabbè, lo devo usare. Cioè, in 2 mesi non sono riuscito ancora a trovare 10 ore di tempo per finirlo. Ma la domanda è, non è che mi sta prendendo poi così tanto, ma a voi sto gioco è piaciuto? Ne vale la pena portarlo in fondo? Tanto vale piantar lì e dire prendiamo qualcos'altro? Se ti piace la saga, sì. Io ho adorato il primo. Grazie al cazzo. Vabbè, è classico. No, ma alla fine è vero. Tanti che hanno comprato la PlayStation 4, io soprattutto l'ho fatto anche per Destiny, l'ho fatto per Infamous, perché ci sono stato affezionatissimo alla saga, mi piaceva talmente tanto, che l'idea anche di cambiare il personaggio con dei poteri diversi mi ha stuzzicato parecchio, insomma. Diciamo che una buona percentuale va perché se hai seguito i primi due, si attacca anche alla storia un po'. Infatti i primi due li ho giocati e mi erano anche abbastanza piaciuti. Questo qui, da buon rabbino, mi avevano ingolosito i 20 euro a cui l'avevo trovato e ho detto ma sì, vabbè, lo compro, non è un cattivo prezzo. È un buon prezzo per quello, è stato anche un gioco che ha meritato tantissimo, cioè io l'ho finito in 2 giorni. Sì. Io in 2 mesi non l'ho no, ero tanto vero che ero arrivato a un livello dalle 5 di mattina a mezzogiorno, ho detto no, adesso lo finisco. Ho fatto dalle 5 di mattina a mezzogiorno, perdevo anche la bava dalla bocca, ho detto no, aspetta, devo un attimo ripigliarmi. Però è stato un gioco che a me personalmente è piaciuto tanto, che poi dicevano che sfruttava tantissimo, era il gioco dove puntava al massimo le PS4, cazzate. Perché grazie al cazzo è uscito il day one. Appunto, ma c'erano già voci che dicevano che era un gioco che puntava tantissimo, sfruttava tantissimo, invece da The Order cominciamo a vedere qualcosa in più che la PS4 può dare. Comunque, tornando al discorso di Infamous, è bello se qualcuno appunto ha seguito la trama e ama come storia. Io non vedo l'ora di che ne fanno un altro, per dire, mi è piaciuto tantissimo. Per me comunque 20 euro non sono stati buttati, anzi sono una sola. Quindi tanto vale mettersi un po' di impegno e finire. Sì, magari non in cattivo, ma sta anche in buono. Ho una domanda per te. Allora, tu l'hai comprato 20 euro e quante ore ci hai giocato più o meno in questi 2 mesi? Ci avrò giocato 5-6 ore, non di più. E il gioco a metà più o meno. Ma ti sta piacendo, hai voglia di portarlo avanti? E questo è il problema. Esatto, no, mi piace talmente tanto che in 2 mesi ci ho giocato 6 ore. Ma visto che non c'hai coglioni e visto che l'hai pagato 20 euro, perché non lo abbandoni cercando magari di passare qualcosa di più? Perché è rabbino, ma questo. Vabbè, esatto. Ma lasciamo perdere questo. Oddio, un po' perché non c'è neanche qualche altro titolo in uscita così che. Destiny, io ci ho giocato 80 ore, non l'ho finito. A lui è piaciuto. Allora me lo dovrò far prestare da qualcuno. È uno youtuber, tra l'altro, ha detto prima che c'è il canale. È uno youtuber emergente. Allora vedi? Fai gameplay. Allora vedi? Devi comprare. Allora lo devo giocare. No, no, ma non influenzano gli youtuber. Chi è invece che segue le twitchate di Farenz, il Twitch di Farenz? Ok. Chi di voi che lo segue non lo segue per non sentirlo bestemmiare? Chi di voi? Chi vorrebbe iniziasse a fare video di gameplay sul suo canale YouTube? Scordatevelo, bastardi! Di Dark Souls, perché ci ho giocato assieme e l'ho sentito parlare mentre ci gioca. Sì. No, no. Il gameplay Oxford. Basta, io mi limito alle live su Twitch che già mi fate incazzare abbastanza. Poi hai finito Dark Souls. Allora, le domande più in voga sono: hai portato avanti Dark Souls? A quando la flop 10? Cosa ne pensi di Naruto? Sì, esatto, bravo. Sei omosessuale anche, poi hai le granate, non sei abbastanza alto di livello, eccetera. Sì, ma te comunque in Mordor t'hanno suggerito, secondo me. Cosa? Come dovevi andare? Te quando sei lì che giochi, fare così. No, fortunatamente no. Mi hanno solo detto di concentrarmi, di persistere col gioco. Vabbè, l'avrei fatto comunque perché bene o male mi stava già piacendo, come avevo detto però prima. C'è da dire che Farenz si impegna quando deve fare la live su Twitch, perché si prende la sua bella seggiola del pranzo, la mette sopra il tappeto e si mette là così a 10 centimetri dal televisore. Per forza, perché sennò sono troppo lontano. Vedi che lui è uno che si sbatte per i suoi follower, per il mio pubblico.
Quindi immagina la moglie che lo vede tornare a casa. No, no, sono sempre in casa da solo, se non... Grazie. Una domanda, secondo voi quanto è importante la soundtrack in un gioco? E qual è stata la soundtrack che vi è piaciuta di più ultimamente o insomma nella vostra carriera videoludica e che vi ha fatto veramente emozionare? E un'altra domanda dopo, cosa ne pensate di Hotline Miami, che essendo appassionato di videogiochi e musica è praticamente l'unione di tutti e due, e a me è piaciuto molto e volevo sentire cosa ne pensate. Allora, parto dalla seconda. Posso dire che Hotline Miami è uno dei giochi che forse mi è piaciuto più per la colonna sonora che per il gioco in sé. Perché... I colori psichedelici no? Sì, gli attacchi epilettici che procurava? No, perché vabbè, è un tipo di sonorità che entrano molto nelle mie corde, no? Un po' come Blood Dragon l'anno prima, no? E infatti tra l'altro sono curioso di giocare al 2 che... mi attira come titolo. Per quanto riguarda invece la colonna sonora, allora, devo essere sincero, in pochi casi, Hotline Miami è uno di quelli, mi rendo conto di quanto sia bella la colonna sonora rispetto magari ad altri aspetti del videogioco che mi colpiscono maggiormente. Se devo dirti quali titoli, per esempio, mi hanno colpito molto da quel punto di vista, vabbè, faccio un piccolo spoiler, quando, cazzo non ricordo, 2011 è uscito Skyward Sword, alla fine cioè giochi tutte le tue X ore, cazzo non senti il tema di Zelda, no? Finisce e comincia, spoiler! Io ho goduto, cazzo, veramente, quello è stato uno dei momenti in cui la colonna sonora ha detto, ah, fantastica, prego. E io non gioco più Skyward Sword adesso, anche se ce l'ho. No, io non do molta importanza, e sbaglio, errore, alla colonna sonora. L'unica roba è che adesso le colonne sonore, il bello è che le mettono nelle limited dei giochi. Scaricato. La fregatura però è che un po' di anni fa ti davano il tuo bel CD e dico la verità, un paio di volte mi è capitato di prendere il CD, metterlo in macchina e ascoltarlo un po' così alla cazzo. Adesso invece con sta menata che la devi prendere e scaricare, finché la scarichi sul computer, poi la puoi mettere su una chiavetta, ma a volte la devi scaricare sulla console. Io poi sono un minchione, non sono capace magari di smagheggiare. Non ho capito in che senso, sulla console? Sulla console, sì, quella di Metal Gear mi pare era scaricabile. E poi la devi ascoltare da là? E la devi ascoltare, no, da probabilmente, lì. Probabilmente, non lo so se la puoi copiare, però comunque dovresti cambiare l'autoradio perché non c'è la presa USB. Esattamente. Oppure portarmi la console in macchina. Comodo, me l'accendi sigari. Ho una bella prolunga. Esatto, comunque è un grave problema perché effettivamente anch'io non do molto peso. L'unica cosa. Ma però... c'è il torrent, cioè diciamolo. Bravo, bravo. No, però sono d'accordo con Fare, scusa, sì. No, perché per queste limited, cose qua sì. Perché... Se nella limited ti hanno dato la colonna sonora, e te la scarichi col torrent, che cazzo te ne fotte? Tanto pagata l'hai pagata. Poi dopo che te l'ascolti dal telefono, l'autoradio, quel cazzo che. Quindi se io vado al cinema a vedere un film dove c'è la colonna sonora di non lo so, Lupo Alberto, io sono legittimato, no, a scaricarla. Perché, no, perché se tu vai al cinema a vederti Lupo Alberto, hai pagato per vedere. Devo andare là col registratore. Hai pagato per fruire di quell'ora e mezza di Lupo Alberto. Se invece in una limited ti danno il disco, la roba da scaricare, vuol dire che è tuo e puoi tenertelo. Poi dopo sì, come però, lo usi è sì, comodità tua. Il disco ti dà più soddisfazione, almeno a me personalmente, che poi magari ma non che li mai, da me però gli hai dato, quei 103, gli hai dato 130 euro e già ti girano i coglioni e ti trovi dentro nei 130 euro un fogliettino di merda e sono madonne. Poi a quanti di voi è capitato, prendi un codice non della colonna sonora ma dell'arma alla brutto dio, lo inserisci, codice già usato, da chi si era sigillata la mia? Come cazzo è possibile che fosse? Sto qui mi telefona, ah ma tu hai provato a scaricare questo DLC che c'era? Sì, il mio va, e no, il mio no. Com'è possibile? Se non rompeste il day one, magari. Il cazzo, perché cazzo. Che gioco è successo? È successo alla fine con Unity. Esatto. Figa, ma abbiamo provato tutti e due tipo il giorno prima. Grazie al cazzo. A me avevano detto, è perché il day
One, però lui l'ha scaricato prima. Lui è un rotto in culo, l'avrà sgamato e poi adesso gli arriva la fidanza a casa, probabilmente, non lo so. Ed è una roba veramente odiosa. Avo fa parte dei Blizzard. Ma la cosa è più odiosa, perché quel maledetto codice lì, di quella maledetta arma lì, tu non lo userai mai, non te ne frega niente, ma l'hai pagato, ma se ti rode, e deve funzionare, e deve funzionare. Pensa se le statue diventeranno scaricabili. E figa, mi viene un po' complicata. Eh no, di carta poi gli devi incollare, piegare. Sì, capita, vero? A me non è mai capitato comunque una cosa del genere. Avremo le... Guarda, in fondo c'è una domanda, arrivo. Esatto. Un attimo. Vabbè, intanto dite qualcosa. Sì, loading. Ma il bambino che vuol diventare youtuber? No, non so. Sbagli persona, vabbè. Volevo fare una domanda, se hai giocato Fallout 3 e se lo preferisci a Skyrim e se pensi che la Bethesda voglia continuare Fallout 4, perché tutti vogliono Fallout 4 e lo voglio anch'io perché è il mio primo videogioco, quindi lo voglio. Allora, Fallout... Sì. Fallout 3 l'ho giocato, mi è piaciuto e molto più del... scusate, di New Vegas. Il 4 dovrebbe già essere in sviluppo e teoricamente dovrebbe essere annunciato. E avevo sentito che l'uscita era prevista per il 2016, ma che alle 3 del 2015 probabilmente faranno vedere qualcosa di concreto, ciccione, di ciccioso. Sì, sì. Quindi dovrebbe essere per l'anno prossimo. In riferimento a Skyrim non posso far paragoni perché non ho giocato. Ai, ai, ai. Altra grave macchia. Figa, c'ho lì ancora Oblivion e... In che condizioni, Oblivion? E l'hai spiluccato? No, non l'ho mai ricominciato proprio. L'avevo aperto per farlo vedere in un video, tipo. Però non... vabbè, che cazzo faccio? Gioco a Skyrim che c'ho ancora lì Oblivion. Io l'ho fatto. C'era un'altra... Chi era? Allora, io è da un bel paio d'anni che ormai non trovo più concreto interesse nei videogiochi. Non so se è un problema, cioè, lo so, temevo una reazione sì, ma non so se è un problema mio, ma l'ultimo gioco che mi ha preso da star lì 5 ore al giorno per settimane è stato Borderlands 2, via di opinioni o cose varie. Non so se è colpa mia o perché se succede a qualcun altro, se è qualcosa nel mondo dei videogiochi che sta cambiando, cioè non riesco a farne fuori. Hai scoperto la figa. Totalmente. Avo, tu non stai giocando da 2 mesi, giusto? Sì, ma anch'io ho scoperto come da 2 mesi. Donna, ho scoperto, sì. Ed è quello che mi ha fatto perdere Invece, nei videogiochi. Invece è una cosa effettivamente che può accadere. Scoprirlo o che... No, quello una volta okay. Poi... Beh, non lo so, c'è sempre la riscoperta. No, però può accadere... pochi stimoli di giochi del tuo gusto, periodo in cui pensi ad altro. Figa, sempre. Beh, ormai adesso me l'hai messo in testa. Ormai adesso solo quello. E, non so, a te Firenze è mai capitato? No, a me sinceramente no, però mi è capitato di ricevere delle mail che bene o male raccontavano la stessa tua situazione. Il mio consiglio è piuttosto stupido forse, cioè se tu momentaneamente magari hai perso questa passione o comunque non trovi dei titoli che ti interessano, cioè non diventare scemo per nella ricerca, perché secondo me comunque prima o poi ti tornerà o prima o poi uscirà quel titolo che sicuramente vorrei giocare, Borderlands 4 per dire, no? Cioè la reputo anche una cosa piuttosto normale che una passione possa andare e tornare.
venire. Non parte da un problema. Ma quindi tu stai cercando di riportare tutti quelli che dicono non ho più voglia di giocare sulla cattiva strada, così continuano a seguirti, continuano a darti i soldi. Quali, scusa? Tu vieni foraggiato dalla Sony, guarda la maglietta del product placement. No, vabbè, non vedo perché uno si debba costringersi a videogiocare quando non trova il titolo o i titoli di suo interesse, molto semplicemente. Io vorrei un vostro parere sul fatto delle nuove console tra Xbox One e PlayStation 4. Notare che ha detto la classica stronzata, ha preso un applauso. C'è gente che è un'ora e mezza che stava aspettando questa domanda. Tra l'altro meno male, perché la battuta. Facciamo un giro d'opinione. Vai, Avo, vai, che tu la sfrutti tutti i giorni. Entrambe. Entrambe soprattutto. Poi preferisco PS Vita, perché l'ho utilizzato nell'ultimo periodo. No, c'è un po' di foglie sulla scrivania. Non volano via. Non volano via. Quella lì è la più utile di tutte quelle che ho comprato. La seconda più utile è il 3DS, perché tac da un'altra parte. E l'ho messo anche lì. La One mi fa da ferma porta, perché è abbastanza. Il Kinect mi fa da ferma finestra, l'ho utilizzato dall'altra cazzo parte. Cazzo, sono casi in movimento sempre. Sai, la corrente tutto. E per ora sto utilizzando principalmente la PlayStation 4, ma utilizzando non significa che sia migliore o peggiore. La utilizzo principalmente perché ho comprato i giochi per quella. Alcune esclusive e altre no. Quando usciranno poi delle esclusive per la One interessanti, sicuramente prenderò quella. Tu hai comprato, non hai comprato Forza Horizon? Sì, Forza Horizon. Ho comprato anche per One. Ho comprato anche per la One. Hai gatto. Io sono la One e la uso oltre come entertainment anche come scaldapiedi, non so se poteva interessare a qualcuno. Metto i piedi sulla scrivania e fa caldo, molto caldo, ed inverno è una figata. E di anche, non avendo la Play 4 non è che posso fare comparazione. Ma di anche perché non ti piace PS Vita, 3DS come... Ma perché la mia PS Vita... No, perché non si può twitchare, sostanzialmente era questo. Ma no, è che non ho dei fogli come lui, io uso i quaderni che hanno gli anelli che tengono assieme, quindi la mia vita è piena di polvere scariche in un cassetto. E poi bisogna vedere se sai leggere e scrivere, perché per avere i fogli devi anche... Certo, non sono capace. Ma io sostanzialmente non è che anch'io gioco uno o l'altro, ho avuto periodi all'inizio giocavo soprattutto più su PlayStation 4, adesso più su Xbox One a seconda dei giochi che ci sono, appunto. Stupisce, a me ha stupito singolarmente, che per quanto vengano criticate anche come nuova generazione, che non sono usciti tanti giochi, quanto hanno venduto. Cioè la PlayStation 4, l'Xbox One hanno venduto, soprattutto la PlayStation 4 poi da noi, ha venduto tantissimo, poi tutti invece sono lamentarsi, però non escono giochi, però non so cosa comprare, però magari è un po' esce. Questa è un'ottima cosa che hai detto, perché appunto tutti l'hanno comprata al day one e poi si sono lamentati e non ho un cazzo da giocare. Ma allora sei stronzo, perché non è che ti hanno tenuto nascosto i giochi che sarebbero usciti da lì a un anno. Tutti sapevano quali giochi, quali esclusive, quali multipiatte sarebbero uscite. C'è stato un 2014 che... Ma lo sapevi? Figa, no, che allora uno compra la console e poi dei one, entro 2014 qualcosa esce, non hanno che cazzo usciva, e sapevi che non erano questi grandi titoli. Poi magari l'hai comprata sperando, però chi vive sperando muore quindi tu speri tanto, chi spera tanto muore. Vabbè. Secondo me forse la gente, scritto tutto attaccato, si aspettava meno titoli cross-gen, già tipo nella seconda metà del 2014, anche titoli multipiatta, però solamente per console next-gen.
per quanto riguarda me, nel primo anno di vita di entrambe ho utilizzato più la Play 4, ma per una ragione molto stupida, per il semplice motivo che è l'unica che mi permette di proseguire la partita che sto facendo sulla Vita quando mia moglie deve venire a vedere Pomeriggio 5 piuttosto che l'Isola dei Famosi, o quando va, no, accesso non ci tira, non, il segnale non è sufficiente, ho le pareti piombate a casa mia, quindi no. Però no, principalmente per quel motivo lì. Di esclusive per la One ho comprato, vabbè, all'inizio Rise e Dead Rising, che vabbè, sì, ne parlerò prossimamente. Per quanto riguarda invece le esclusive Sony, cazzo, in un anno credo di aver giocato Infamous. Cos'è? Lui è uno youtuber, quindi Infamous, la giusto. La pronuncia credo è proprio ignorante. Poi boh, basta, credo. Quindi Killzone? No, non ho giocato. E no, non ho giocato. No, non l'ho giocato. E quindi boh, vabbè, cioè, io bene o male me l'aspettavo che il primo anno le avrei avute lì in sala, un po' come dei suppellettili in salotto, però. Anzi, come dicevo, nella top 10 mi è servito il 2014 per andare a recuperare quei titoli che magari avevo comprato anni fa nel corso del tempo e che poi non avevo ancora avuto modo di giocare. Le ultime domande. Ciao, volevo chiedervi cosa pensavate della saga di Half-Life. Domani esce il 3, no? Magari. Beh sì, noi ieri sera abbiamo cenato. Abbiamo cenato con Gabe Newell ieri sera. Se qualcuno ha seguito il film del gatto. Half-Life, io credo di essere uno dei pochi a cui il primo è piaciuto più del secondo, quindi sì, ok, il terzo, cioè il fatto è che quando passano così tanti anni da quando un titolo si presume che esca, e poi vabbè, passa il tempo, non se ne sa più un cazzo alla fine, boh, un po' l'attesa per sto gioco non è che sia ancora così alta, però vabbè, cioè, se dovesse uscire domani, l'anno prossimo, così sicuramente lo giocherò. Era stato uno dei pochi FPS il primo a suo tempo, poi il 2, a inserire una trama interessante, un contesto anche, sì, cioè, esatto. Il 2 quando cominciava in questo mondo da Grande Fratello ti sentivi lì, è il primo che forse faceva, poi è arrivato BioShock, sono arrivati altri magari, però aspetta un attimo. Ti chiedono spesso PS4 e Xbox One, ma quale scegliere fra le due, però non ti chiedono mai su Wii U, che la lineup attuale e futura è molto più valida di quelle attuali. Non è questione di troll, sono d'accordo, cioè a uno che possono piacere le esclusive Nintendo, secondo me se oggi dovesse apprestarsi per comprare una console nuova, io consiglio il Wii U, perché solo dal punto di vista del parco titoli è quello delle console di oggi, di nuova generazione, diciamo le ultime console uscite, che ha più titoli interessanti da offrire. Poi vabbè, ovviamente un anno in più anche, esatto. Io volevo esporre un argomento su cui dibattere. In pratica io ho comprato il bundle dell'Uta DS con Zelda annesso e mi ha fatto un po' incazzare il fatto che era già preinstallato nella memoria, e mettendo in cioè il fatto che chi compra questa bundle è uno che comunque ci tiene a collezionare, è un feticista, oppure comunque ci tiene ad averlo scatolato un gioco, e quando vedi comunque che ti vendono un bundle con il gioco già preinstallato, no, è un ottimo argomento, io sono d'accordo. Il diploma di Nintendo che ti dice congratulazioni che hai preso un 3DS, mi tira un po' il culo, sai. E la cosa bella è che non solo non ti hanno dato il gioco scatolato, ma non ti hanno dato neanche il caricabatterie. Bravo. Quindi, io che sono stronzo, che ho già il 3DS, ce l'ho già, però sai,
Ma infatti quel attestato che quando io al Vise, no, lo ostentava il nostro nuovo bravo Pirla, no, se da noi in Romagna si dice bravo Patacca, è un po' la traduzione, è scritto così, però effettivamente quello è una motivazione. Tra l'altro, per i completisti come sottoscritto diventa una questione di costo utilizzo, cioè ogni gioco che ti viene dato che costa meno perché digitale, in realtà dovresti applicare il costo spazio che, perché ogni hard disk o memoria che tu andrai, perché te li vuoi tenere oltre che scaricarli, va calcolata. Quindi quando tu dovrai comprarti una schedina nuova ti ruga i coglioni perché devi pagare 60 euro per 32 giga di memoria, però in realtà se devi calcolare per ogni singolo gioco, il costo del gioco scaricato aumenta. Ma alla fine hai comprato scatolato? Ok, ma non l'hai comprato anche scatolato? Figa, non è così stronzo, poveraccio. Figa, c'è gente che... Volevo sapere quanto eri stronzo. Grande. Chi è che c'era? Scusa. Ci facciamo dire da loro. Una domanda un po' da vecchio. Io alla fine del periodo PS1 così giocavo un sacco di giochi bellissimi come storia e lineari. Dopo è stato il cambiamento, attendevo giochi liberi come Morrowind, Fable, eccetera. E andando avanti giocandoli mi sono accorto che comunque diventavano belli ma più dispersivi e le trame seguivano sempre peggio per via di migliaia di filler, quest, eccetera. E la direzione che ha ancora il mercato, secondo voi qual è meglio come... Sai di chi è la colpa dei filler? Di voi stronzi che rompete i coglioni per The Order troppo breve. No, perché quando tu hai un gioco X, non facciamo nomi che dopo si offendono, che se tu per primo riconosci che certe missioni, chiamiamole missioni secondarie, sono dei filler per portarti avanti la quest, le ore che passi sul gioco, perché lo fanno? Perché sennò c'è la gente che rompe i coglioni perché il gioco dura poco e è costato troppo. Cazzo, cioè, mi tocca fare l'avvocato del diavolo e prendere le difese di chi sviluppa i giochi, no? E dire, vabbè, qualunque cosa faccia, uno sbaglia. Questo è poco ma sicuro, quindi non mi stupisce questa cosa. Dobbiamo chiudere? Sì, se no ci staccano i microfoni proprio. Ci staccano i peni. Ho visto già con delle forbici di dietro. Bene. Ragazzi, grazie a tutti. Ciao.